Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con la nostra maccagnosa in Cities Skylines 2, signori. Ecco qui la nostra immensa, più o meno, dai, immensa, dai, cittadina. Allora, nell'ultimo episodio avevamo fatto un po' di cosette, un po' di panico, un po' di... insomma, un po' di cose l'abbiamo fatte, dai, lascia fare. Ora... abbiamo, vediamo un pochino, un po' di... mamma mia, il rotondone ha creato del... no, in realtà è questa strada qui che ha creato un po' di pane. Vabbè, ma le strade, signori, si arrangiano. Mo voglio di... ma ti pare che questi... questa rotonda ci stava pure prima. Eh no, però questo incrocio no. È questo che ha creato il panico. Perché in realtà... no, no, questa è erratissima come cosa. È vero, io volevo passare da qui a qua facendo una specie di ponte. Questo ha creato il panico perché c'è un incrocio con l'uscita dell'autostrada, cosa che non credo sia appropriata. Un attimo che facciamo anche altre cose. Allora, prima di tutto qua dobbiamo fare sta modifica in modo tale che quella strada scenda qui ma senza... cioè non si deve incrociare qua, diciamo. E... piano, perché io sono convinto che questa cosa porterà a del panico clamoroso. Quindi iniziamo a lavorarci, ma badando bene a... ok, perfetto, quindi in linea teorica quello l'abbiamo recuperato. Questi sono morti, ma non va bene. E la strada qui me la devi fare. Allora, a partire da qua tu mi devi arrivare qui senza farmi quell'incrocio, quindi mi devi rimanere su 10 metri fino a... secondo me già fino a... cazzarola, no? E qui mo sorge il problema del... arriva troppo in là e non riesce a scendere lì. Mannaggia alla zozza. E... ma scusa, se tu mi fai un 5 metri, non riesci a farmelo... stare là? 2 metri e mezzo forse... poco, perché poi me lo ricollega là. Però un 5 metri... no, 5 metri proprio non gli piace messo qua, eh. 5 metri qua e staccati. Maledetto. 5 metri così. Non so perché faccia quella ah, da 10 a 5 forse, boh, chi lo sa. Però ti dirò che qui poi noi facciamo un'intersezione tacco punta. Ma perché mi fa queste discese così? Ma chi ti ha chiesto sto pertugio qua? Allora, aspetta, però ci stiamo arrivando. A posto. Va bene, a posto. Fatto, risolto. Tu vai... sì, risolto, dai. Diciamo risolto. Tu arrivi qua, uppela! Però vedi, a Maccagnosa succede questo ed altro. Il problema è che adesso stanno contro mano. No, dove vai tu? È giusta la strada. Ah, no, non è giusta. È a doppia corsia, ignobilmente a doppia corsia. Fermi. State calmi. È così, è giusto così. No, non si può. È così. Qua a quante corsie... no, però scusa, qua era andata e ritorno. Madonna, che cazzo di bordello. No, è giusto però, è giusto. Semplicemente doveva essere più grande. Signori, se vi serve... se il vostro comune necessita di... qualcuno che gli tenga d'occhio le strade, sapete a chi rivolgervi, eh. Guarda, il mio cachet è... beh, non lo so, non posso dire che sia basso, perché capite bene che noi lavoriamo solo per strade di un certo livello, quindi... Bene così! Mo, questi si arrangiano qua, madonna, qui che incroci. Ma perché comunque, sapete quale fa? Questa comunque è un'autostrada. Tu questa qua non me la devi fondere con quella vacca di quella troia. Non mi devi fare questa cosa. No, è questo il problema. Mi devi separare questo qui. Ma come cazzo fai qua? Mannaggia la troia.
curva, ma con parsimonia. Bravo, bravo. Oh, l'autostrada è l'autostrada, questa è un'altra cosa. Che già c'ha i cazzi suoi l'autostrada, no? Che prima non aveva, tra l'altro. Ma non so come cazzo sia potuto accadere che qua questo piccolo pezzo si restringe in modo ignobile per poi riallargarsi a tre corsie. Quindi se gentilmente mi rimette le tre corsie pure qua, perché... Ah, perché quello poi mi invadeva quell'altra zona. Non so perché mi invade quella zona. Allora, questa me la fai... Vedi? 3 e 3, no. Mannaggia, Cristoforo Colombo. Io veramente non riesco a capacitarmi. Che cazzo sta succedendo adesso? Dove andate? State fermi! Dove Cristo andate? Ma porca puttana, vedi, quando vuoi mettere mano per fare qualcosa di buono... Allora, questo... Vabbè, che quello riscende va bene. Facciamo così. Queste erano tre corsie. Una volta. Mo so. Sono dei buchi, ma questo è un discorso che va studiato. Ok, ok. Allora, valutiamo, valutiamo, stiamo lavorando per voi. Poi facciamo anche altre cose che mi avete anche consigliato. Io naturalmente, ragazzi, a parte invitarvi sempre a lasciare like e condividere per questi stupendi video e stupende architetture di Maccagnosa, vi ringrazio anche per i consigli e i trick che mi state dando, perché ad esempio anche il fatto dell'acqua ho provato, ma avete detto che giustamente mi devo comprare delle caselle che arrivano in fondo. Mi era una cosa strana e insolita per il semplice fatto che normalmente anche le strade, cioè tu le colleghi fin dove puoi. Quindi visto che possiamo comprare delle tacchettine, noi adesso qua facciamo una cosa semplice, ci compriamo queste qua solo, vi ho detto, bastano quelle per arrivare all'esterno della cittadina. In realtà da una centrale della, insomma, la cosa che c'abbiamo, la stazione di pompaggio, in realtà no. Noi potremmo collegarlo con questa qua, tanto queste stanno comunque tutte ricollegate, no? In linea molto, ma molto teorica. Quindi io andrei a fare una cosa del genere e vediamo se funziona. Adesso sì, vedete? Adesso ce lo fa collegare. È un po' strana come cosa, perché per dire, con le strade non è che per collegarti fuori dovevi per forza di cose, no? Questa credo che sia comunque andata in ritorno. Vediamo se il commercio del... Oh, adesso si commercia anche l'acqua. Esportazione liquami. Trattamento dei liquami. Possiamo prenderci anche i liquami degli altri? Se pagano o no. Io nel dubbio provo. Si può fare. Oggetti sovrapposti e va bene. Così. Ok. Trattamento dei liquami. Poi vediamo se ci mandano i loro, chi che sia. Ora però c'è anche da dire una cosa. Noi siamo collegati verso quella città. Vi ricordate quando abbiamo fatto l'aeroporto? Sono città. Vedi, noi adesso siamo collegati a Spinasello. Però in linea teorica ci sarebbe anche da quest'altro lato. Chi ci sta qua? Linea aerea 3, non sappiamo chi c'è. Stessa cosa lì in fondo. Temporeggiamo? Potremmo temporeggiare. Comunque un'altra cosa che mi avete detto sono le case. Oh, sti barboni qua che se fanno le villette e poi se puzzano de fame. Possiamo andare singolarmente a questi, proprio a prenderli a casa, sti barboni, e metterli sopra una casetta di più alto livello. Cioè, magari facendo un'area da riempire, proprio, cioè, solo lì. Per farla salire di livello, dal verde chiaro a verde scuro. Ora... case a schiera in stile... Questo non lo possiamo fare, le case a schiera, signori, perché come ben capite a schiera non c'entrano qua, visto che, per dire, il barbone è solo lui. Quindi si può fare in questo modo.
E in teoria mi avete detto che poi viene trasformata per l'appunto in una casa di livello più alto e se smezzano i costi. Per le... Non sono convinto di questa cosa da come ha risposto il cittadino, però eventualmente qualora io decidessi di fare una villetta a schiera qua, villette a schiera qua come fai a farle? Io non credo si possa fare, o no? Vediamo che succede. Ah, un'altra cosa, mi avete detto anche di attivare, questo forse nelle impostazioni... visualizzazione edge scrolling, no, ok, vabbè, oddio, in realtà pure questo mi avete detto che ogni tanto si impasta, però va bene. No, era più che altro il fatto preferenze per la prestazione, no, non c'è. C'era, mi avete detto forse non è nelle impostazioni, ma è proprio in qualcosa in game. In modo tale che vanno a scassare in automatico le case abbandonate. Però non mi ricordo... Ah, cioè, apparentemente nelle impostazioni non c'è... Vabbè, input questi suoi comandi e va bene. Dovrebbe essere in gameplay, in realtà. Se... Beh, se vi ricordate... Giorno-notte, vabbè, l'avevamo levato. No, non saprei, allora. Non saprei. Fatemi sapere, signori. Non mi ricordo se sta tra qualcosa relativo a... La città. Vedete, allora la palazzina la fa. La villetta schiera non mi ricordo dove l'avevo fatta. Beh, effettivamente questo è un modo anche per andare a livellare quella che è la zona residenziale. Per carità, il problema è anche dato dal fatto che molti richiedono quella zona, quindi valore, eccetera, cazzi e mazzi, però... Altra cosa che mi avete detto all'inizio è che, cioè, di non dargli troppa corda, perché questi continueranno a chiederti quella all'infinito, quindi romperanno i coglioni come se non ci fosse un domani. Ora, voglio capire se anche le villette a schiera possono farle, perché io non sono convinto che la villetta a schiera si possa, cioè, se c'è spazio. Se c'è spazio facciamo le villette a schiera qua. Perfetto, lo fanno. Vediamo se può farlo anche qua. Oddio, villette a schiera però sì, forse... Così... Lo facciamo solo dove questi fracassano i coglioni. E vediamo se effettivamente... Giusto? Vediamo se funziona come cosa. Bisogna sostanzialmente convertire i villini singoli in... Questo... Ah no, la villa... Ok. La villa da pro. Ci vuole un po' per farlo, però alla fine ci sta. Ci sta come cosa. Perché effettivamente andiamo ad aumentare quella che è la... Oddio, meno male, villette a schiera o ville singole. Non so effettivamente a livello di... Felice, 3 residenti. Mentre... Senti 2, vabbè. Però questi non mi ricordo. Strada. Unità abitative 9. Ok. Queste pure sono fighe comunque. Villette. Questi sono, credo, i con... No, quelle sono le villette comunque. Strada torrente. Giusto? Credo di sì. Allora, questi sono quelli commerciali. Queste sono le villette a schiera. Sì, quindi in linea teorica dovrebbero anche essere più... più prepotenti nell'ospitare i cittadini rompicoglioni. Sì, dai. Facciamoci questa cosa.
Chi altro si lamenta? Ma voi vedete che non si lamenterà più nessuno, che qua io stiamo a sfondare le case. Vabbè, noi stiamo solamente ripristinando. Anzi, facciamo una cosa. Io qui posso vedere residenti 3. Allora, qui c'è anziana, la famiglia Ferri. Ok, qui ci abita la famiglia Ferri. Qualora io andassi a fare così, se ne va la famiglia Ferri o la famiglia Ferri si adatta? Ricordiamoci, ci ricordiamo dove stava la famiglia Ferri? Strada di Granato. La famiglia Ferri era tra... la famiglia Canepa e la famiglia Basso. Basso, Canepa, Ferri. Vediamo, vediamo. Andiamo avanti veloce. Se effettivamente funziona. Cioè, se comunque rimangono quelli o li stiamo a cacciare. Giusto per sapere, eh? Come procede la costruzione? Ah, vedi? 221, 211. Ok. Vabbè, io continuo a immaginare le case. Dove stavano gli altri? Ah, quello non mi è messo. Comparso da sotto gli occhi. Vai di villini, signori. Vai di villini. Aggiornatevi. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Villini, schiera. Tac. E passa la paura, no? Oh, ecco qua la cosa schiera. Vediamo chi c'è qua. Qui c'è la... sono in miseria questi qua. Molto bene. Famiglia Vitali. Qui abbiamo la famiglia Novara. Mi sa che quelli li abbiamo cacciati di brutto. Questi sono ricchi, eh. La famiglia Perry, che è ricca. Bravi, bravi. No, niente, i Ferri li abbiamo smantellati. Se ne faranno una ragione, signori. Non è che possiamo stare qui a gigioneggiare con questi cittadini poveri. No, in realtà non è vero, perché i poveri sono quelli che ci sono andati prima. Gli altri si lamentavano solo degli sordi. Del valore del terreno, tra l'altro. Neanche proprio dei soldi in sé per sé. Però è discretamente strano, perché se tu hai un'altra casa te levi dal cazzo, no? Ma questa come fa a essere così grande? Ma perché alcune casette sono più piccole, altre più grandi? Capisco che quelle unifamiliari te le fai come te pare, però insomma qualcuno ha esagerato. E poi si lamenta del prezzo. Questo è fatto la casa il doppio delle altre e poi non c'ho i soldi. Il terreno vale troppo. Affittala, fatti... un prestitino. Insomma, non ci fracassare i coglioni, che noi qui stiamo creando una maccagnosa per tutti. Giusto? Questa è così? Credo di sì. Vabbè. La Madonna. Vabbè, signori, magari poi proseguiamo anche... però no, perché se faccio così mi toglie tutto. Quindi devo effettivamente fare una villettina alla volta. Poi le altre case monofamiliari, singole, insomma, sempre quelle che ci richiedono, le facciamo eventualmente da qualche altra parte anche. Intanto così ammortizziamo la gente che si lamenta. Perché si fanno la casa e poi... scusate. Ma cagnosa, questo è pian pianino. Guarda qua che villone. Scuse.
L'ultima volta, tra l'altro, avevamo fatto i collegamenti, vi ricordate, anche per l'altra zona, eh? Mo vediamo un attimino come possiamo agire di conseguenza. Una cosa che possiamo fare, in realtà, al momento, facendo questa cosa, stiamo aumentando anche il quantitativo di famiglie, diciamo, che possono stare qui. E l'unica cosa che vorrei capire, cioè, in realtà non ho visto prima quando siamo, quando abbiamo startato, quanti abitanti erano. Al momento non è che siano cresciuti granché, però siamo a 82.000. Credo, secondo me, stavamo comunque uguale, eh? Non è che... Questo fino a quando non fai veramente nuove zone importanti, residenziali, non è che... che c'è il boom di cittadinanza. Però, anche se è quello che ci dà, credo, il boost maggiore per livellare la città, eh? Adesso vediamo il prossimo livello cosa ci sblocca. Tra l'altro ci siamo molto vicini. Più che altro mi servono i punti, perché volevo sbloccare eventualmente anche qualcosa lato turismo. Ne abbiamo tante di cose da sbloccare, signori, lo so, ma è pure difficile scegliere, onestamente, perché vorrei sbloccare tante di quelle cose. Turismo, i parchi, che tra l'altro per sbloccare il turismo dobbiamo sbloccare i parchi, quindi in realtà quello è lo stesso punto. L'ultima volta avevamo sbloccato le cose per i sussidi e spero che abbiano aiutato un pochino la popolazione, onestamente, perché c'erano lamentele da quel punto di vista, lamentele tra virgolette, perché poi comunque il nostro l'abbiamo fatto, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo abbassato le tasse, eccoci qua, mo andiamo a vedere pure. Non so se ha sbloccato solo il prestito, ma noi in realtà... ci interessano i punti che ci dà a disposizione per sbloccare cose. Vabbè, queste poi le continuiamo, signori, dai. Va bene così per il momento. Ogni tanto, vedi, ci parte qualche villettina. Allora, dicevamo... siamo arrivati a livello città vasta o metropoli. No, metropoli abbiamo sbloccato, quindi la prossima è metropoli Florida. Ok. E ricca, estesa, imponente megalopoli. Top. Allora, tornando a noi, queste cose le abbiamo sbloccate tutte, va bene. Lato elettricità stiamo parati, centrale nucleare va bene così, acqua... va benissimo. Qui, allora, questi due sono tante spese, quindi poi vedremo. Trattamento dei rifiuti industriali è interessante e sarebbe anche utile, perché appunto ci portiamo i cosi industriali tossici che adesso stiamo seppellendo da qualche parte. E quindi, vedete, viene ridotto anche l'inquinamento prodotto dai cosi industriali, quindi in realtà sarebbe discretamente importante. Centro ricerca, vabbè, sì, questo era per anche per vedere dove stanno i giacimenti e quant'altro. Però, ufficio servizi segreti, prigione pure. La metropolitana volevamo fare, signori, la metropolitana. Allora, sblocchiamo i tram prima di tutto. E poi si arriva alla metropolitana, signori. Oh, adesso, ecco, visto che la viabilità della nostra città è a conti fatti una merda, e su questo possiamo essere tutti d'accordo, manca manodopera altamente qualificata. Io onestamente non riesco a capire sta manodopera altamente qualificata. Abbiamo fatto delle scuole straordinarie. E quindi non saprei, cioè, nel senso, allora, scuola elementare, idonei sono 10.600, capacità 10.500. Stamo pelo, mortacci vostra, dobbiamo fare un'altra scuola. Un'altra scuola elementare. Dov'è che c'è penuria di... dov'è la gente ignorante, scusate? Un po' qua e un po' di qua, perché qua ci stanno una madonna di persone, quello è il problema. O una madonna di persone o problemi di traffico. Cioè, della serie, i bambini non riescono ad andare a scuola perché non ce la fanno ad arrivare. È possibilissima come cosa, cioè non è...
Non è scontata. Se la facciamo qua, la cosa autostradale, dite che se incazza. Tanto è una scuola elementare, non è che stiamo a fare. Tiè, beccate sta scuola elementare qua, andate a fanculo. Che non si dica che noi non diamo, leva sta cosa, supporto agli studenti. Putenziala in modo abnorme. Facci pure il parchetto qua, al fiumetto, se se ne cascano catti, no, no. Cioè fai pure l'infermeria, anche perché se stiamo a chiamare l'ambulanza stai fresco. A posto così. Tornando a noi, un attimo che poi facciamo le cose della metro e quant'altro. Stiamo parati per la capacità. Capacità qua va benissimo, qua pure, quindi sì. Cioè, il problema è di quelli che non ci vanno a scuola, dai, diciamo la verità. Allora, allora, signori, signori, parliamone. Tram, tram no, tram no. Metropolitana. Ah no, questa è il tram. Ah, metropolitana, sì. Tram. Ma me l'hai vista cazzo di cose che non riesco a capire quale cazzo è il tram e la metropolitana. Questa è la metropolitana, dai. Oh, allora, ci vuole, mi togli questo, un sistema di trasporti pubblici in città. Non ci interessa il tutorial, in realtà sì, però va bene. Deposito della metropolitana, va bene, poi dobbiamo stazione della metropolitana in superficie. Obiettivo Borgo Enor, deposito di metropolitana, ok, va bene. Beh, spero che sia piccolino questa, comunque. Deposito della metropolitana. Oh, signori, io lo faccio alla dalla zona industriale, il deposito, almeno qua. Si può fare, eh? Deve essere collegato a una strada che... sì, che non abbiamo, e va bene. Questo ti posso dar ragione. Potremmo. Potremmo fare da qua subito 10 metri. Ce la fai 10 metri qua e va bene. Naturalmente mi prosegui a sto punto direttamente 10 metri. E passami qua da qualche parte, dai, che te lo devo dire io, porca la puttana. Facciamo così un po' a curva, che magari ti riesce più facile riuscire a fare un passaggio qui. No, eh. Purtroppo, signori, dobbiamo fare una porcheria del genere, ma ci sta. Poi mi torni dal basso. Perfetto. Dal basso subito me tamponi qua. E mi vai per il momento. Non so se farla fare curvone e poi se ne va. Do cazzo va, dite voi. Non lo so. Brava, ma no, intanto. Per mo la faccio andare, poi so cazzi loro dove va. Fammela così, sti cazzi. Questa qua che roba era? Questo impiastramelo qua e va bene. E poi non lo so. Beh, non è che possiamo staffare tutte queste cose così tanto perfette, eh. Tanta stazione della metropolitana, no, il deposito in realtà neanche a stazione. Allora, il deposito di là non ci entra, quindi lo piazzo bello qua, no? Giusto? Proviamo. Deposito della metro e va bene. Ora leva sto coso. Metropolitana, metropolitana. E per forza di cose, io la metropolitana ero convinto, cioè già partisse di base che vai passeggeri di salire e scendere sottoterra. Si può potenziare con servizi della stazione. Va bene, questo che è? Quello va bene, questo, ok. La metropolitana di salire e scendere si può migliorare con servizi della stazione. Allora fammi vedere questo com'è. Ok, questa è una di quelle mega fermate da panico all'esterno. Ma se io non faccio una cosa del... cioè, tu mi devi far capire, a stazione della metropolitana di solito sta pure interrata, no? Non mi dire che me la devi fare per forza all'esterno, perché sennò siamo fottuti. Cioè, io avrei preferito fare quei consente ai passeggeri della metropolitana di salire e scendere sottoterra, ok.
cioè della serie. Io faccio, mo facciamo un test, mo mi dico che stiamo a provare, eccetera, però da dove me li vuoi collegare? Qua? Vabbè, fa come cazzo te pare. Tipo qua tu mi vai direttamente sotto terra, perché per forza di cose, sennò la produzione di ogni tipo di carburante avviene qui, centrale per carburante. Ok, va bene. Ok, io parto e vado sotto terra, pure a 20 metri. Ci posso stare. Ok. Poi da 20 metri che cazzo ne so, tu vai avanti, giusto? Ok, fammi fa una prova. Se io volessi mettere questo qua, strada necessaria. Vabbè, la strada la posso fare anche dopo. Da qua è quello che è il coso del tram. Del tram metropolitano, scusa. Credo di sì, signori, credo di sì. Credo di sì. Io a questo punto faccio una cosa. Allora, dovremmo fare diverse linee della metro, immagino. Una che va qua, un'altra che va qua, un'altra che fa mega giri, perché comunque altrimenti non sarebbe granché ottimizzata come situazione. Però almeno un primo stop, cioè in queste zone qua, poi si arrangiano un attimino. Io magari provo a fare una cosa del genere qua, per dire. Qui che c'è l'uscita della metropolitana, io allo stesso tempo faccio un'altra cosa. Ci piazzo giustamente un parcheggione qua. Chi deve prendere la metro parcheggia e prende la metro, no? Non sono sicurissimo della buona riuscita di questa cosa, ma noi ci proviamo. Un'altra uscita della metro non la vorrei fare neanche troppo attaccate a sti cosi, perché te la posso fare anche di qua. Poi da là la metro potrebbe, e qua sono cazzi perché ci stanno tutti i villini, però vabbè, io intanto magari qualcuna la piazzo di qua e di là, uscite della metro. Qua che c'è pure la scuola. Un'altra te la posso piazzare qua. Poi per carità saranno cazzi per collegare il tutto, ma ci può stare. Non ne vorrei fare, oddio, farne abbastanza credo possa essere utile, ma una qua, magari se me ne riesce a piazzare. Qua ci stanno un sacco di abitazioni. Non so se sono troppo lontane tra loro o meno. Te ne faccio una anche qui. Vabbè, l'altra che volevo fare qua la possiamo fare. Non mi sono perso dove la volevo fare, ma qua. Ok. Oppure chi deve andare a lavorare magari la cosa della metro la vuole, no? E gliela posso piazzare. In realtà gliela dovrei fare anche, la posso fare, ma c'è quella. Allora che cazzo stiamo a fare? A sto punto te la piazzo qua. Voglio provare a fare questa cosa ora. Allora, la metro. Abbiamo. Questo qui, io in linea teorica, mo se si incrocerà sicuramente con qualcosa.
Ok, fino a qua riesce ad arrivare. E me lo dovresti collegare qua, spero. Ok, e qua me l'ha collegato. Poi facciamo che da qua, dove ho fatto l'altro collegamento? Quello che cazzo è? Non lo so. Vabbè, poi vediamo. E non me li indica benissimo, sbaglio. Mi indica le ombre quella e sono sicuro che qualcosa me la sto perdendo. Una sta là e va bene. Un'altra solo qua sotto, l'ho messa così distante. Vabbè signori, proviamo così. Poi magari se dobbiamo fare degli aggiustamenti, immagino di sì. Un altro l'avevo messo da qualche altra parte che non mi ricordo. Eccolo qua, uno. Ok. Questo se sta attaccato qua, spero di sì. Dove avevo messo l'altro? Ehi, cazzo. Allora, per carità, forse questa linea sarà anche un po' troppo. Però là, vedi, là la curva è troppa. Dovrei fare... No, non ce la farà minimamente ad arrivare qua sotto, quindi no. Quella la dobbiamo skippare. La useremo per un'altra linea, signori, che vi devo dire. Lo so che qua la curva è eccessiva, ma... Ok, questo che è? Curva troppo stretta? Cristo, dimmelo prima, no? Scusa, io vorrei capire questo che cazzo è. Nessun accesso pedonale. Ma de che? Ma che cazzo vuoi? Te la facevi meglio la casa? Ma scusa, che posso sta a pensare? Accesso pedonale tuo? Ma che vuoi? Ma dimmi te. E... no, niente, dobbiamo... interruttoria dai tostapane più modesti alle cassettiere che si autodistruggono. Questa fabbrica crea tutto ciò che va a elettricità. Ok, va bene. Questo dobbiamo farlo più morbido. Quindi da qua mi fai un po' una curvetta così. E da qua mi fai un po' una curvetta che è uguale, mi sa. No, va bene, ok, meno male. Allora, questa qua poi me la ricolleghi. Dov'era l'altra? Qua? Sì. Turisti, ci abbiamo i turisti, no? Dovremmo fare allora. Scusa, per... ah, perché... Però è quando stiamo... quando passiamo con questo che ci dà il problema dell'accesso pedonale. Quindi secondo me siamo noi che stiamo creando del panico. Non so come, ma poi diamo un'occhiata. Allora, più morbido, più morbido. Così. Poi quella lì al centro. Ne avevo fa- ah cazzo, questa è problematica qua. No, questa non ce la fa. Oddio, aspetta però. Potremmo provare a fare. No.
A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Scusa, basterebbe. And try to stay off the streets until conditions improve. Potenziamenti, che roba, eh? Piccoli negozi, ristoranti, chiosche, la comodità dei passeggeri aumentano l'attrattiva della stazione. Inoltre i servizi pagano un affitto che compra i costi di manutenzione. Ah, sti cazzi. Subito. Però un'altra cosa, questa me la devi spostare. Semplicemente me la devi girare. Perfetto. Dove siamo arrivati qua? And if you can plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait now in traffic than to have to start thinking about everything. Da qui. Besides, if I did, dove era l'altra? Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. È mica facile individuare ste cazzo di cose, però, eh? Eccola qua. Mi sembra strano che però abbiano fatto sta cosa. Cazzo, è vero, qua. Devo fare. Dimmi che. Ah, merda. E allora anche qui mi devi fare un'altra cosa. Questa qui me la devi, oltre che potenziare, me la sposti. Beh, a sto punto dopo il parcheggio qua, ho fatto pure il parcheggio, li mortacci tua. E ritrammizzami metropolitana, ma ok. E questa dovrebbe ritornare alla base, che è in Culonia, e va bene. Può rientrare quando gli pare della serie o no? Vorrei capire. Cazzo, ci stanno i dubbi. Vabbè, falla andare dritta per dritta e poi capiamo come cazzo. Aspetta, qua ci passa. Però non so se la devo far rientrare qua. Forse converrebbe. Ma che cazzo di giro li faccio fa poi? La curva non riuscirà mai a farla. È meglio che rientra. Qua non potrà mai rientrare. A meno che non faccio uscire quella di là. Madonna, che cazzo di casino, dimmi tu. Allora, aspetta. E tu dimmi, questi mo devono andare qua a fare che cosa? A curva. No, non ci riusciranno mai. Vabbè, se fanno un po' de giostre, signori, non vi posso. Assicurare niente. Me l'hai collegata? No, perché sta più bassa. Però pensavo che mi avresti fatto in automatico la risalita. Invece, siccome sei stronzo, no. La risalita deve stare qua. Quindi questo è un po' un problema, perché siamo troppo vicini all'acqua. Troppo, non ce la fa. Perché non è che gli fa il tubone, mi sa. Così? Non ho capito se la sta mettendo giusta o no. No, mi dice che è in acqua, quindi non va bene. Dovrei farla. Prima era uscito giusto, cazzo. Capito che è in acqua, se me la fai. Ok, va bene anche così. Modifichiamo questa. Ok, io credo che non funzionerà mai questa cosa. Dove sto? Non lo so, mi ha tirato una laggata che mi ha lanciato in orbita. Collega le stazioni. Allora, collego questa con... Mi devi collegare le stazioni, mi devi collegare sti cose. È questa, giusto? Con questa? Lo sta facendo? No, giustamente lo devi fare da... Da dove?
Da dove parte? Vabbè, sti cazzi in ciù metti. Allora, mi fai... questa... treni non ci interessano. Volevo pure andare a ritrovare questa. Da qua poi dove andavo? Ci andavo qua? Sì. Poi da qua faceva la curva e andava non a questa ma a questa. Questa poi partiva sopra e andava a questa, che poi va a questa, che poi va a questa, che ritorna con un curvone da panico a questa, che però non ce la segna così, quindi io te la risegno qua. Giusto? Credo che l'abbia fatto, signori. Io mo voglio capire se funzionerà o meno. Ci dobbiamo lavorare un pochino. Ci dobbiamo lavorare un pochino tanto. Una cosa che vorrei mi facesse rivedere meglio, ecco, sono queste stazioni che io devo fare così e le potenzio subito, che se no non lo faremo mai più nella vita, che ce le perdiamo. Questa è utilizzata, sì. Ok, eventualmente anche qui non... ah, il parcheggio ci sta, vabbè, non è vicinissimo, però comunque parcheggio ce l'hanno. E mo iniziamo a capire se effettivamente i signori andranno ad utilizzare sta metropolitana. Poi andiamo a vedere un attimino anche i prezzi. Io onestamente andrei a fargliela, non dico gratuita, ma quasi, quasi. Questo per il momento... levamelo da qua. Se sono cazzati. Che cazzo ve incazzate? Non era utilizzata, imbecilli. Se incazzano. Questo l'avevamo fatto. No, questo l'avevamo fatto, questo no. Ce ne stanno due un po' vicine, però calcolate che qua c'è un sacco di gente che ci abita. Quindi devono stare sempre un po' più in là, però. Allora... impiegati 4 di 8, comodità 88, passeggeri in attesa 6, in questa qua. Ma io voglio poi capire in generale, a livello di viabilità, come siamo messi. Allora, tanini, metropolitane, metropolitane. Allora, linea metropolitana, lunghezza 17 km. Vabbè, non è tantissimo. 7 fermate, 5 treni, 46 passeggeri. Utilizzo all'1%, che non è toppissima come cosa. Non è proprio... potenziamenti, strutture dedicate che velocizzano la manutenzione dei treni. Capacità aumentata per maggior numero di treni della metropolitana. Non mi sembra il caso al momento. Vabbè. Ok. Stazione della metropolitana in superficie. Con della metropolitana di salire e scendere. Si può migliorare con servizi della stazione. Ma direi di no. Abbiamo fatto solo queste. Magari questa qua, una di queste più grandi, la possiamo fare. Aspetta, mi metti la visuale da fuori, eh. Si potrebbe fare da quest'altro lato, boh. Ah, non mi mette sempre sta visuale, vabbè, sti cazzi. Magari dalle parti dell'aeroporto, per il semplice fatto che uno va con la metro, appia la... l'aereus. Boh, vedremo, vedremo, signori. Sta di fatto che comunque il tempo è volato, signori. Qui a Maccagnosa il tempo vola.
Poi mi metterò un pochino a rabbattare ste case qua e a trasformarle pian pianino in cose utili alla società e non gente che si lamenta qui a caso. Madonna, comunque com'è bello andare pure a vedere le zone da vicino. Cioè, in realtà è la cosa più figa che... Guarda qua. Questa è la zona commerciale, industriale. Sti negozietti qua non vedono la luce mai nella vita. Però va bene. Che figata. Poi là si apre alla zona industriale con queste fumate da panico. E lì zona fatta di persone che si lamentano di personale non specializzato. Ma credo semplicemente che si lamentano perché non... un po' meno si lamentano. Però non so per quale motivo. Mancanza di manodopera altamente qualificata. Non so se sia effettivamente quello. Affitto alto. Pure qua? Beh, più di questo non ti posso fare in realtà. No, in realtà sì, è vero. Aspetta. Abitazione europea ad alta densità. Non avevamo fatto questo qua, o sì? Sai che non mi ricordo. Fatemi... Questo credo di no. Questi erano quelli a media densità comunque. Ma i grattacieli poi ce li fai fa? Perché se ve lamentate così, signori, io ve lo dico subito. Smantelliamo tutto, vi togliete i coglioni. O no? Mica stiamo qua a gigioneggià. Poi vediamo pure questi che combinano facendogli ste altre cose qua. Bene, bene, bene. Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa. Per oggi ci salutiamo qui con questo episodio di Cities Skylines. Abbiamo fatto un po' di cosette, abbiamo fissato un po' di robetta. Noi aspettiamo i grattacieli, anche per quanto riguarda i cittadini, che qui necessitiamo... Vabbè, qua la gente ci viene se mettiamo quello, e quello è il problema. Quindi forse è meglio che si lamentano per il coso... Basta, perché vedi, non ci costruiscono perché ad alta densità non le vogliono, quindi... Non so se sia stata una grande idea questa, però vabbè. Signori, ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da quel tale Ale.